100.000 volpi. Ah, se ci andiamo a spiegare, noi avremo bisogno gli uni degli altri. E voi sarete per noi unici al mondo. E noi saremo per voi uniche al mondo. Comincio per voi. Ci sono dei fiori, credo, ci hanno delle scarpe. Sì, sì, sì. Sì, è possibile. Capita di tutto sulla Terra. Oh no, sulla Terra. Su un altro pianeta? Sì. Ci sono dei cacciatori su questo pianeta. No. La nostra vita è monotona. Noi diamo la caccia alle galline e gli uomini danno la caccia a noi. Tutte le galline si assomigliano, tutti gli uomini si assomigliano. Noi ci annoiamo, perciò se voi ci addomesticate, la nostra vita sarà illuminata. Sì, conosceremo un rumore di passi diverso da tutti gli altri passi, perché i passi ci fanno nascondere sottoterra e il nostro ci farà uscire fuori dalla tana. E poi guardate laggiù, vedete per caso dei campi di grano? Noi non mangiamo pane e grano, il pane e grano per noi non sono niente, non ci dicono niente. Vede, questo è molto triste, ma voi avete i capelli color dell'oro, del rame, dell'ambra, dell'alabastro e sarà meraviglioso quando ci avrete addomesticato. E il grano che è dorato e ramato ci farà pensare a voi e ameremo il rumore del vento nel grano. Per favore, addomesticateci! Volentieri! Ma non abbiamo molto tempo. Dobbiamo scoprire delle cose. Non si conoscono delle cose da addomesticare. Gli uomini non hanno tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le cose già fatte. E siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Che cosa bisogna fare? Bisogna essere molto ma molto pazienti. All'inizio vi siederete un po' lontano da noi, così nell'erba. Bravi, noi vi guarderemo con la coda dell'occhio e voi, non direte nulla. Le parole sono una fonte di malintese. Ma ogni giorno potrete sedervi sempre più vicino. Sarebbe meglio tornare, chissà, tutti i giorni alla stessa ora. Tutti i pomeriggi intorno alle 4, così noi dalle 3 cominceremo ad essere felici e col passare dell'ora aumenteranno la nostra felicità. E quando saranno le 4 cominceremo ad agitarci, a preoccuparci e cadremo nella felicità. Invece, se voi venite non si sa quando, noi non sapremo mai a che ora prepararci il cuore. Ci vogliono i ritmi. E cos'è? Anche questa è una cosa da tempo dimenticata. Un rito è ciò che fa un giorno diverso dagli altri giorni e un'ora dalle altre ore. C'è un rito per esempio presso i nostri cacciatori. Loro il sabato sera ballano con le ragazze del villaggio e per noi il sabato è un giorno meraviglioso. Ci spingiamo fino alla vigna. Ma se i cacciatori ballassero in un giorno qualsiasi, tutti i giorni si assomiglierebbero. E per noi non sarebbe mai vacanza. Così i piccoli principi addomesticarono le volpi e quando l'ora della partenza fu vicina, ecco quello che accadde. Ora piangeremo! È colpa vostra, non volevamo farvi del male. Non se ne state voi a farvi addomesticare. È vero! Ma piangeremo! Certo! Ma che ci guadagniamo? Ma ci guadagniamo il colore del grano! Andate a rivedere le vostre rose! Vi accorgerete che sono le uniche al mondo. E quando tornerete a dirci addio, vi regaleremo un segreto.
Ma quando l'abbiamo addomesticato, sono due padre e l'unica al mondo. Voi siete te. Non ci può morire per voi. Certo, una persona qualsiasi vi confonderebbe facilmente con le nostre otto. Ma non siete voi che abbiamo innaffiato. Non è per voi che abbiamo acceso i nostri soldi. Non è per voi che abbiamo ucciso i brutti. Prende due o tre per le portate. Perché allora che abbiamo ascoltato la mia Addio! Addio! Ecco il nostro segreto. È molto semplice. Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. L'essenziale è invisibile agli occhi. È il tempo che avete